Porre un interrogativo al professor Lucarelli. Lei nell'intervento di prima ha sostenuto vivamente che sui beni comuni non bisogna lucrare. Io sono della sua stessissima idea. Io mi pongo una sola domanda. Ad esempio, se l'acqua non fosse, cioè non appartenisse alla GORI, a questa società, quindi non bisognerebbe pagare un contributo per poterlo usufruire in casa, quindi fosse libera, completamente libera. Avendo a che fare con una popolazione completamente incivile, dalla forte inciviltà, a questo punto non si farebbe poi un uso eccessivo e spregone di questo bene? Io ho detto che non si devono fare affari, quindi lucrare sull'acqua, cosa significa? Significa che il soggetto che deve gestire la risorsa idrica e l'acqua, ovviamente la deve gestire secondo dei parametri di efficienza, efficacia, qualità e trasparenza. Non significa, diciamo, che una gestione che non abbia fini lucrativi debba essere una gestione inefficiente, anzi deve essere una gestione efficiente, ma in più deve garantire che gli utili, perché dobbiamo pensare che una gestione pubblico partecipata faccia gli utili, quantomeno che rispetti il pareggio di bilancio, ma che faccia gli utili. L'auspicio è che gli utili poi, ma l'auspicio, l'obbligo per un soggetto pubblico partecipato è che questi utili non siano dividendi per gli azionisti, per i privati, o che vengano utilizzati, diciamo, per altri settori, ma che siano utilizzati obbligatoriamente per migliorare il servizio e quindi le infrastrutture. Non si deve dimenticare che il tema, diciamo, delle infrastrutture legate al servizio idrico è un tema molto delicato, perché sono infrastrutture sotto traccia, sono infrastrutture che non sono di percezione immediata all'occhio, e quindi noi dobbiamo garantire investimenti per infrastrutture, in particolare per garantire il diritto delle generazioni future, che se investiamo adesso nel miglioramento delle infrastrutture, ovviamente rendiamo il servizio più efficiente, più efficace, possiamo anche garantire il diritto al minimo vitale gratuito, che sono i 50 litri, se ovviamente si fa una gestione efficiente, efficace e di qualità, perché il diritto al minimo vitale, cioè il diritto ai 50 litri, è qualcosa che è stabilito a livello di diritto internazionale. Ovviamente ciò lo devi fare sempre rispettando le esigenze di bilancio. Quindi, anzi, io dico che una gestione pubblico partecipata più trasparente, dove ci sia un controllo maggiore, più incisivo da parte della, sia da parte della cittadinanza attiva, ma anche ad esempio da parte del Consiglio Comunale, questo è come possa e debba garantire un servizio migliore e in particolare garantire il diritto delle generazioni future. Grazie. Da tutti i lati. Come difendere la nostra Costituzione? Perché più la rimaneggiamo, più rimaneggiamo il nostro diritto. Intanto la Costituzione la difendiamo conoscendola e studiandola. I nostri ragazzi studiano il diritto. Sì. Cosa importante, il primo baluardo per la difesa è lo studio e la conoscenza. Non fermarsi alle formule giuridiche astratte, ma capire che dietro ogni parola c'è stata ovviamente una battaglia per i diritti, c'è stata sofferenza, c'è stata lotta, e la nostra Costituzione esce ovviamente da un periodo di compressione invece dei diritti, da un periodo autoritario, un periodo dittatoriale, e c'è stata questa affermazione straordinaria nel biennio del 46-47. Ora, io sono d'accordo con lei che intanto è qualcosa di delicato la Costituzione. Non si può pensare che andare a toccare solo in maniera chirurgica alcune parti, questo poi non determini anche, come dire, dei riflessi e delle ripercussioni anche su altri. Quando la Costituzione la si è andata a toccare, penso in particolare al 2001, ecco, sicuramente, però tenga presente una cosa, che ci sono alcune parti della Costituzione che sono immodificabili.
c'è tutta la prima parte della Costituzione che è modificabile, neanche processi di revisione costituzionale lo possono fare. Vero è che purtroppo abbiamo delle modifiche della Costituzione illegali, illegittime, silenti, cioè abbiamo a volte delle leggi che non potrebbero modificare la Costituzione, ma che di fatto mettono in discussione la sacralità del diritto al lavoro, che mettono in discussione il diritto alla salute, che mettono in discussione il diritto all'istruzione, che mettono in discussione il principio della laicità del diritto all'istruzione, e quindi di fatto ci sono continui attacchi alla Costituzione che quindi svuotano un po' di significato il processo poi di revisione costituzionale, che è un processo molto articolato, ma che di fatto avvengono attraverso appunto questi tentativi, che però sono, lo voglio dire con grande sincerità, sono progetti e attuazione di progetti eversivi dell'ordine costituzionale. Prima c'era un altro docente che voleva fare qualche domanda, non so se... Siccome il professore Lucarelli deve andare via per motivi di lavoro, se c'è qualche altro o studente o docente che vuole fare domande,